qualche posto a sedere? Quarto d'ora accademico abbiamo dato, tanto possiamo cominciare. Vediamo solo che le ultime persone si siedono, come dico, ci sono dei posti qua davanti, se volete invece di essere un po' laiato su e di rassegnare il mic, tanto non c'è nessun problema. Ok, allora buonasera, grazie a tutti di aver deciso di venire qua a sentire quella che è la presentazione della mia squadra e il programma elettorale per le prossime amministrative del 25 maggio prossimo. E sono passati 10 anni dall'ultima volta che proprio in questa sala proponevo la mia candidatura a sindaco, il rinnovo della mia candidatura, perché nel 2004 le chiedevo la conferma. Conferma che avvenne con un brillante risultato, mi auguro che anche in questo caso il risultato sia questo. Diciamo che in questi 10 anni sono cambiate un po' di cose, abbiamo una tangenziale in più, abbiamo qualche amico in meno, abbiamo alcune situazioni che hanno fatto conoscere il nostro paese in maniera diversa, abbiamo sicuramente un paese, a mio dire, il più bel paese del Biellese, che con alcune scelte si sta, diciamo, spopolando dall'attenzione del passaggio delle persone che attraversavano il nostro paese. Abbiamo un paese che lo possiamo chiamare un paese dove sicuramente non mancano le lapidi, nel senso che abbiamo un paese dove entrando abbiamo tanti di quei benvenuti, di quei bentornati, degli arrivederci che credo che siano poche le realtà sul territorio come il nostro. Ultimamente ho visto che ne sono anche sorte lungo la tangenziale di nuove, pertanto possiamo proprio identificare un paese delle lapidi e delle piccole. Ma prima di andare a dire quelle che sono le cose che noi vorremmo fare, voglio fare una serie di considerazioni che mi sembrano doverose. Gli ultimi 5 anni sono stati 5 anni in cui il sottoscritto con degli altri colleghi sedeva nel gruppo di minoranza insieme al Consiglio Comunale di Ostrava. Come avrete saputo, come avrete letto, dopo anni di guerriglia legale tra il sottoscritto e l'attuale sindaco, abbiamo sotterrato la lancia di guerra. Ma vorrei dire subito e precisarlo, perché il paese poi su questo ha creato, costruito, mormorato. Ognuno di noi è rimasto sulle proprie posizioni. Il sottoscritto rimane sulla sua e l'attuale sindaco rimane sulla sua. Noi siamo qua per proporre una squadra nuova che è il futuro, una squadra con degli elementi leali che mi sono stati a fianco e che mi hanno supportato in questa scelta di creare una nuova lista, che vogliamo correre non per partecipare, non vogliamo correre per far perdere qualcuno, ma vogliamo correre per vincere. Noi siamo qui per prendere mano. Passo subito a presentarvi la squadra, perché è vero che c'è un sindaco, un candidato sindaco e ci sono i candidati consiglieri. Come detto, noi abbiamo voluto chiamare questa squadra Tradizione Futura proprio perché all'interno di questa squadra la tradizione sono quelle persone che hanno vissuto con me diverse esperienze amministrative, hanno vissuto diverse campagne elettorali, hanno governato con me il comune per 10 anni e soprattutto mi hanno dimostrato che quando
sembrava che il sottoscritto dovesse essere messo all'angolo perché è troppo ingombrante, perché è un professionista della politica, hanno visto in me la persona che forse, a detta loro, ha le capacità giuste per tornare a rigovernare questo paese e soprattutto portarlo a quello che erano gli splendori, secondo il nostro punto di vista, che c'è stato dal 1999 al 2009. Allora voglio subito cominciare con un amico, un fratello maggiore, colui che forse riesce a darmi consigli nella maniera giusta e che comunque è sicuramente la persona che ha saputo tenere i conti durante la mia amministrazione, ha ricoperto la carica di assessore al bilancio e pertanto credetemi che fare l'assessore al bilancio non è una cosa semplice, perché è vero che sia solo dei numeri, probabilmente sia meno presenza sul territorio, ma sicuramente bisogna farli quadrare alla fine. E chiamo qua vicino a me Luciano Curri. Scusate, ma io conosco i miei limiti e quindi mi sono fatto due righe, perché altrimenti mi perdo per strada. Ed è buonasera a tutti, sono Luciano Curri, ho 60 anni, sono sposato con Patrizia, una donna meravigliosa e paziente, una figlia Angela, grintosa e personale come me. Sono chiappese da sempre, sono nato a Gazione, da genitori meridionali e sono meridionale a tutti gli effetti. Di questo ne sono sempre stato molto fiero. I miei genitori, che ho quella fortuna di avere, che quest'anno compiono anche loro 90 anni, mi hanno insegnato di essere me stesso, non vendere fumo. Nella vita i loro insegnamenti mi sono serviti per arrivare a ricoprire ruoli di responsabilità in varie aziende della distribuzione moderna, della produzione e dei servizi. Faccio amministrazione comunale dal 1990. E sono stato stimato dalla maggioranza per ben 15 anni. Gli ultimi 10 come assessore bilancio, come ricordava l'amico qui. Ho ricoperto anche il ruolo di consigliere per 6 anni al CORDAR, il consorzio delle acque reflue del Biellese, portando innumerevoli benefici al mio paese sotto forma di opere fognate. Io mi presento come da parte della tradizione. Non fate l'errore di giudicare il vecchio come qualcosa che va buttato. Da sempre i nostri vecchi sono stati il cuore delle nostre famiglie ed il libro dei buoni consigli. L'esperienza e la competenza sono elementi essenziali per realizzare nuovi ed interessanti progetti. Il mio bagaglio di esperienze e competenze lo voglio mettere in gioco insieme ai giovani della lista Tradizione Futura, per progettare qualcosa di nuovo per il nostro paese. Non è più tempo di pensare ad opere pubbliche che sbilancino le casse del nostro comune, ma dobbiamo puntare a riportare del lavoro per i nostri giovani e per i nostri disoccupati. Sbagliamo se pensiamo che questi sono temi più grandi di noi, lontani dalla nostra realtà. È proprio dal piccolo che si deve costruire e su questo importante tema abbiamo veramente delle idee molto interessanti. Per lo meno è dovere nostro provarci, magari faremo degli errori, ma solo chi si adopera a fare ha l'onore di sbagliare. Ricordo sempre il mio presidente che un giorno mi disse: Luciano, tu sei pagato per sbagliare, perché la tua responsabilità ti porta a dover fare. Per chiudere, per non perdere altro tempo, volevo rammentarmi una canzone di un cantante che mi è molto caro, che è De Gregori. La leva calcistica del 68, che dice: non aver paura di tirare il calcio di rigore. Non si giudica un giocatore da un calcio di rigore, ma dal coraggio, l'altruismo e la fantasia. Grazie. Passiamo a Marco Bettin. Marco Bettin ha già conosciuto con me 5 anni fa e anche lui ha scelto di rimanere in questa squadra e credo che sia un volto notissimo in quanto la sua professione di pranoterapeuta, io simpaticamente lo chiamo Mano, ma è qua perché è veramente un catalizzatore di persone, un grande
organizzatore e vorrei davvero che potesse sedere il consiglio comunale d'Occhietto, perché sicuramente sarà una persona che riuscirà a far conoscere il nostro paese e sicuramente portare tante persone a voler venire a ammirare quelle che sono le bellezze di Chieti Superiore. Marco Bettini. Sono Marco Bettini, ho 47 anni, sono presidente anche dell'associazione Mosea che fa parte del territorio di Occhietto Superiore. E mi piace tantissimo il paese di Occhietto Superiore perché ha delle grandi possibilità anche nel sociale e trovo giusto che deve essere anche conosciuto non solo dai personaggi di Occhietto Superiore che siamo qua e possiamo parlare tutti quanti assieme quando ci troviamo al bar, ma anche dalle persone che vengono dall'esterno. Ho delle grandi possibilità per portare persone da diversi posti, diversi paesi. E ci terrei proprio non solo renderlo un paese di passaggio, ma anche far girare sia i commercianti, far conoscere le nostre tipologie, sia le nostre culture di Occhietto Superiore, e anche spingere anche tanto il sociale su questo paese. Con questo, io non sono capace di fare tante parole, chi conosce me sa come sono fatto, e quindi direi così che sono fiero di fare parte di questa lista e se grazie al vostro voto mi metterò di un massimo impegno. Grazie. Passiamo alla prima donna in ordine di rappresentazione, c'è Famonica, ha un'esperienza amministrativa perché è stata con me in provincia quando ho ricoperto la carica di assessore provinciale, è una maestra e si vorrà impegnare soprattutto per quello che è il rapporto tra l'amministrazione e la scuola, che non sempre è sempre così idilliaco. Colgo di buona occasione per invitarmi, che io immagino che possa essere interessante stare in piedi, ma sicuramente seduti è più comodo. Tutti qua ci sono ancora una decina di posti, se volete avvicinarvi, in maniera che qua ci sono delle sedie libere. Grazie. Salve, forse tanti di voi non mi conoscono, sono Monica Cerfa, ho 51 anni, sono maestra per passione perché adoro i bambini e ho anche operato qui nel territorio come volontaria in una palestra locale e ho incontrato qualche mamma e sa quanto mi piaceva operare appunto con i bimbi e stare con loro. Io oltre a fare insegnante nella mia scuola, sono una fiduciaria della mia scuola, una scuola dell'infanzia di un paese piccolino, e faccio anche la coordinatrice per la dirigente didattica e mi occupo anche di scuole primarie e di scuole medie, in quanto i progetti che si fanno nelle direzioni ormai si lavora per verticalità, si usano tutti e tre gli ordini di scuola e quindi io ho pensato, quando sono stata chiamata, ringrazio ancora adesso Guido che mi dà fiducia, che entravo a far parte di un bellissimo gruppo nel quale avrei potuto mettere in gioco le mie competenze. Ecco, quello che si sente proprio parlare in questo periodo, la parola competenza, è molto importante perché noi siamo persone diverse per estrazione, per cultura e per lavoro e abbiamo maturato, appunto, se ho 50 anni, ognuno di noi può aver maturato un'esperienza nel suo ambito lavorativo. Ecco, ognuno di noi mette in gioco la propria esperienza in ambito lavorativo per il bene della comunità di Occhietto e questo mi è sembrato una cosa proprio buona e valida. Io vi saluto e vi ringrazio di avermi ascoltato. La squadra è composta ed è variegata ed è rappresentata da tutte quelle che sono le categorie presenti sul nostro territorio. Sicuramente non ha una vocazione predominante l'agricoltura, non chiamo superiore, ma è molto presente. E abbiamo voluto avere un imprenditore agricolo
ed è il motivo per cui Roberto Cesare Ross è in questa squadra. Buonasera, non la farò lunga come i miei colleghi perché mi hanno ascoltato di tante parole, come tutti quelli del mondo agricolo. Io sono Roberto Cesare, da anni faccio l'agricoltore e la mia famiglia da anni fa gli agricoltori qua sul territorio. Mi sono voluto candidare, da anni faccio parte anche dal consiglio d'amministrazione di Coldiretti di BL Vercelli, ormai da 7-8 anni. Quando Guido mi ha chiamato a candidarmi per OCHEP ho subito accettato per diversi motivi, non solo per rappresentare il mondo agricolo, ma per rappresentare il mondo dell'imprenditoria OCHEPese, che a mio giudizio negli ultimi anni si è salvaguardato molto i pedoni, ma delle imprese in generale, soprattutto quelle che fanno economia del nostro territorio, nessuno in questi anni ci ha mai voluto pensare o parlare o cercare di dare una mano. Perciò io sono qua, se qualcuno vuol fare delle domande sti giorni, noi siamo in giro e tanto porteremo via i nostri programmi e non la faccio lunga. E un altro rappresentante delle attività produttive OCHEPese, Credico Fiorello, che chiamo qua di fianco, e ho particolare piacere di averlo nella mia squadra, perché con Fiorella, quando ero sindaco, ho fatto delle discussioni furibonde, proprio perché avevamo delle divisioni su quella che era la gestione della viabilità e di quello che era il rilancio delle attività produttive. Lo stesso che abbia accettato di venire dalla mia squadra e di costruire insieme un programma per il rilancio delle attività commerciali è sicuramente importante, perché vivendo direttamente questa sua attività potrà essere un valore aggiunto alla nostra squadra. Buonasera a tutti, sono Fiorella, ho 27 anni, ho due figlie splendide, abito e lavoro a Piazza Superiore, in questo meraviglioso paese, ho un'attività di parrucchiera da 25 anni, mi approfitto per salutare tutti i miei clienti e clienti se sono qua presenti, e sono qua per difendere, per ascoltare gli artigiani commercianti, perché io sono in questa categoria qui, quindi ce ne sono parecchi, io sono disposta e lieta di ascoltare gli artigiani, i commercianti, di venirmi a parlare se ci sono dei problemi, io ne parlerò con tutta la mia squadra e sicuramente una soluzione a qualsiasi problema riusciremo a trovarla. Vi ringrazio infinitamente e vi auguro una buona serata. Sicuramente una delle situazioni più problematiche che si sono venute a creare in questi ultimi 5 anni è stata la gestione di quella manifestazione denominata Galileo Estate. Uno dei promotori, insieme alla moglie, per cercare di sensibilizzare l'amministrazione e metterla nella condizione di rispettare anche quella che era la privacy dei residenti e non dover passare tutte le notti del weekend fino alle ore tardi svegli per i giovani che invadevano le nostre strade, è sicuramente Galeazzo Francesco. Che chiamo qua, che buonasera a tutti, io sono Francesco Galeazzo, avrò 40 anni fra pochi giorni, inizio giugno, e come dicevo Guido faccio parte di questa bellissima comunità dal 2006, quando sono venuto a vivere qui a OCHEP in via Cimitero Villa, dove e poi ho sposato Lucia Schiaparelli. Da poco tempo, da 16 mesi, siamo genitori di una bella bambina Agnese, che ha dato anche un po' di lustro al paese, perché era stata l'ultima nata del 2012, quindi era sul giornale, appena nata era già più famosa del papà, e quindi sono gli scherzi del destino. Sì, io ho scelto di candidarmi perché sono sicuro di poter portare un valore aggiunto, un vantaggio, soprattutto per quella che è la mia esperienza ventennale. Io infatti mi occupo, lavoro in Banca Mediolanum, dove mi occupo della gestione delle sponsorizzazioni e degli eventi, e in questi anni sono stato anche collaboratore con la banda Giuseppe Verdi Città di Biella, dove sono stato per molti anni capo dei percussionisti.
Quindi la mia intenzione è quella di dare un vantaggio per quanto riguarda l'organizzazione degli eventi. Lui mi ha presentato come uno dei promotori per la, contro la gestione del Galileo. Non è mia intenzione far stoppare le manifestazioni, anzi la mia intenzione è quella di portare idee ed esperienza per quella che è una gestione migliore e magari anche facendo qualche manifestazione in più, proprio per riuscire a portare un po' di gente in paese e dare un po' di respiro al commercio, visto che tanta gente non passa più da qui per paura della ZTL. Quello che mi piacerebbe fare in generale è occuparmi di cultura e di politica giovanile, e la domanda è: sarò in grado di farlo? Credo che ce la metterò tutta. I miei genitori, cioè mio papà buon'anima e mia mamma, mi hanno sempre detto: tu devi essere quello che dici. Se prendi un impegno con una persona o con tante, lo devi portare fino in fondo, costi quel che costi. E io questa sera ho preso un impegno con voi. Ho scelto questa squadra, primo perché conosco Guido e lo stimo ormai da tanti anni, ma poi perché ho trovato in loro l'entusiasmo e la competenza che secondo me servono per avere come amministratori delle persone veramente in gamba. Grazie. Nella squadra, proprio perché è il futuro, abbiamo scelto un giovane, un giovanissimo, un diciannovenne, diciottenne, nell'anno 19, che abita nella parte alta di un campo superiore, chiamo qui l'amico Carlo Garzetto. Gardero, 18 anni, sono residente con il campo superiore, sto frequentando adesso l'ultimo anno di agraria, finalmente affronterò la maturità dopo tanto impegno. Io mi sono candidato in questa lista perché ho trovato delle idee che mi sono piaciute subito e ho visto un futuro in questa lista, con idee nuove che potevano rivoluzionare il paese. Quello che io cercherei di fare in questa lista è dare spazio ai giovani, in maniera da non andare a lesionare le persone anziane, come giustamente parlava prima il Guido, che la sera volevano dormire e che per 2 o 3 anni sono state disturbate dal Galileo. Io vorrei riuscire a fare tutto questo se mettendo tutte le parti d'accordo e dando spazio a noi giovani che sempre di più andiamo morendo più che è po' perché non abbiamo proprio più il nostro spazio. Non mi prolungo perché non sono di tante parole, grazie mille dell'ascolto e buona serata. Lo conosciamo tutti come toponomastica, dalla fine degli anni 70 è stato realizzato questo nuovo sobborgo, quartiere, chiamiamolo come vogliamo, che è il Castellazzo. Io sono stato il primo a candidare un residente del Castellazzo proprio per avere un filo conduttore con questo gruppo di abitanti che spesso sembrano così distanti dalla realtà occhiambese, cosa che poi non è. E ho voluto fortemente nuovamente avere un rappresentante di quella rione, del motivo per cui Gentano D'Artella è nella nostra squadra. Buonasera a tutti, mi chiamo Donatella Genta. Sono nata a Ivrea, ma da ben 32 anni faccio parte di Occhiepo e per cui penso di potermi considerare una occhiepese da nazione. Scusate, sono un po' stanca perché sto arrivando da un congresso a Firenze. Attualmente sono assistente di studio medico. E proprio mentre ero in treno, così per non cadere un po' così nella stanchezza e per mettere due cosine a punto, mi sono permessa di prendere un attimo due idee.
Allora, io sono stata più volte nel percorso di questi anni invitata a propormi come candidata, ma diciamo che solo in questa occasione ho trovato l'opportunità di confrontarmi con persone che come me avevano molto entusiasmo, motivate, soprattutto anche competenti, ognuno nella sua formazione, chi proveniva dall'agricoltura, chi proviene dall'agricoltura, chi dal commercio, chi da altre attività, come Monica, dalla scuola, per cui un buon giardinetto di situazioni. E poi soprattutto siamo motivati, noi di questo gruppo, di questo, chiamiamolo team, siamo motivati da tanta energia che veramente coinvolge in un solo obiettivo, e vorrei proprio mettere a fulcro questo pensiero. Vorrei appunto che voi siete qua in questa serata, vi ricordaste soprattutto al momento del voto di queste parole, perché praticamente tutti noi siamo formati da tanta energia da coinvolgere in un solo obiettivo: il sostegno alle vere esigenze, e ribadisco vere esigenze, dei problemi dei cittadini. Ho chiesto, ha bisogno di un gruppo di amministratori che vivono il paese nella sua quotidianità, per saper intervenire sia nelle piccole che nelle grandi necessità, affinché tutti i cittadini abbiano una dignità e una stessa attenzione. Ma per effettuare ciò c'è bisogno di un gruppo anche di amministratori coordinati, che siano coordinati da una persona con esperienza politica, perché soprattutto in questi giorni, soprattutto in questi tempi così difficili, così ergonomici, così proprio quasi che uno è difficile riuscire a capire cosa c'è nel contesto, ecco, solo persone capaci di sapersi destreggiare tra le varie leggi, tra i vari finanziamenti, tra i contributi europei, non europei, ecco, praticamente c'è bisogno di una persona che io ho individuato e che fortemente ho voluto essere in team con lui, una persona come Guido della Rovere, che ha il giardinetto di tutto questo. Lui è nato, cresciuto, vive, lavora nel contesto, diciamo, del paese, per cui chi meglio di lui, soprattutto lavorando in pubblico, conosce le varie sfaccettature, le varie esigenze, e ribadisco, le vere esigenze dei cittadini, non le cose superflue. Adesso, in questi periodi, le cose superficiali non interessano più, c'è bisogno di concretezza, c'è bisogno di persone veramente capaci a guidare, capaci, con esperienza, con un certo background, un certo bagaglio alle spalle, che sappiano aiutarci, noi come popolazione, che sappiano far sì che possano essere interpellati, eccetera, eccetera, certi contributi, senza dover gravare, soprattutto senza dover gravare o gravare il meno possibile, diciamo, sulla popolazione. Ecco, io penso che la nostra squadra ha la grande fortuna di avere questa persona, come ribadisco, soprattutto perché anche se non sempre ha il sorriso a 360 gradi, non sempre ride, sorride, noi non abbiamo bisogno di amministratori belli,
non abbiamo bisogno di noi abbiamo bisogno veramente di amministratori che curino la politica, che curino la politica del fare e non dell'apparire. Dopo che mi sono preso del brutto e un po' anche dell'antipatico, cosa che trovo. Vado a chiamare un altro giovane, un imprenditore un po' chiappese, da sempre praticamente chiappese, ma un lavoro che nessuno di noi vorrebbe chiamarlo, però prima o poi lo dobbiamo chiamare. Ma quello che è da sottolineare è comunque la sua capacità, la sua voglia di crescere, perché alla sua giovane età è titolare di un'azienda che man mano cresce sempre di più. Pertanto, vista la sua voglia di mettersi in gioco e soprattutto la sua voglia di crescere, è anche il motivo per cui ho chiamato nella mia squadra proprio Papale Matteo. Buonasera a tutti, mi chiamo Matteo Papale, ho 24 anni, ho deciso di candidarmi con questa lista perché è formata, credo, da persone molto valide che possono dare tanto per Chiappo Superiore. Credo in Guido Della Rovere, credo in Chiappo Superiore, lo dimostrando, mettendomi in gioco qui, aprendo la mia attività. Nella vita da 7 anni sono anche dipendente presso una pubblica assistenza e mi occupo delle ambulanze. Spero di dare il mio piccolo contributo, ma spero valido. Non mi rimane da dire che ho votato la lista numero 4 e buon proseguimento. Allora, siamo arrivati al termine con l'ultimo candidato consigliere, porta Lorenzo, che sia lui che Marco Bettiga hanno già avuto un'esperienza al di fuori del confine chiappese, nel senso che entrambi hanno seduto nell'ultimo quinquennio come consiglieri comunali per la città di Biella. Lui abita a Chiappo da qualche anno, ma sin dall'infanzia si è sempre vissuto, perché la sua famiglia è una famiglia storica, quella di Chiappo Superiore, e pertanto con molto piacere ho voluto chiamarlo nella mia squadra proprio per avere anche un po' una visione insieme a Marco più ampia di quello che è l'amministrazione di una grande città. Ecco perché ho chiamato nella mia squadra Porta Lorenzo. Allora, io parto con un ringraziamento a tutti voi per essere qui, perché è una serata molto importante per il nostro gruppo. Abbiamo speso tanto tempo per cercare di preparare questo momento e per trovare le parole giuste per comunicare quelli che sono i nostri programmi, e penserà sicuramente di Guido dopo a dare tutte le spiegazioni necessarie. Io sono Lorenzo Porta, sono nato a Biella, vivo Chiappo dal 2006, città per me, non paese, che è stata la casa di dimora dei miei nonni e dei miei genitori, della mia mamma, per diversi anni. Io ho vissuto un'esperienza amministrativa a Biella come consigliere comunale nel gruppo della Lega Nord. Qui a Biella, qui a Chiappo Superiore, siamo nella lista civica di Guido Della Rovere, la lista di tradizione futuro. Cercheremo di portare avanti la tradizione del paese, dando quelle innovazioni che sono caratteristiche dei tempi che stiamo vivendo, cercando ovviamente di sviluppare al massimo quelle che sono le nostre ideologie. Io credo che tocchi a Guido a questo punto spiegare il nostro programma elettorale. Vi ringrazio ancora e spero che riuscirete a essere interessati a votare anche la lista 4, dando le preferenze che è per fortuna. Grazie a tutti. Adesso avete conosciuto tutti quelli che sono i candidati consiglieri, belli e brutti. Pertanto vorrei illustrarvi un po' quella che è il programma elettorale della nostra squadra, che questo è solo bello. E soprattutto vorrei darvi delle piccole pillole di anticipazione, perché comunque questo programma elettorale non è che l'abbiamo fatto e ce lo teniamo per noi. Nei prossimi giorni i consiglieri gireranno casa per casa, modello testimone di Geova, suoneranno il campanello e vi consegneranno il programma.
La nostra intenzione è quella di aprire anche un dialogo, nel senso che non vorremmo consegnare il programma in maniera sterile, cioè metterlo nella buca delle lettere cercando di schiacciarlo bene in maniera che la lista avversaria non ce lo tolga quando passano loro, viceversa. Noi vorremmo spiegare questo programma, pertanto un invito che faccio sin da subito a tutti voi, che se volete fare delle domande, se volete sapere, se volete chiedere, le persone quando vi consegnano il programma sono lì per spiegarvi e per darvi tutte le risposte che volete. Non esitate, perché comunque credo che non sia tante lettere o tante comunicazioni o tante circolari, come abbiamo avuto negli ultimi 5 anni, che ci danno delle spiegazioni, perché soprattutto quando sono un po' lunghe poi ci passa anche la voglia di leggere. Ma sono, diciamo, i marziani. Ma sono, diciamo, questi colloqui, sono questi contatti che noi vorremmo intavolare per andare a darvi tutte quelle che sono le nostre indicazioni. Cominciamo prima di illustrare però il programma su perché siamo qua. Perché nasce Tradizione Futuro. Quest'anno novità. Per la prima volta dal dopoguerra ci sono 4 liste ad occhiato superiore. E viene un po' visto da tutti come un problema, no? Nel senso che 4 liste, c'è la dispersione dei voti, 4 liste qua, 4 liste là. A parte quando io faccio un ragionamento, credo che quando uno va a votare un amministratore lo dovrebbe votare per le sue capacità, perché gli trasmette quella fiducia, perché gli sottolinea quelle che sono le sue capacità per risolvere determinati problemi o per migliorare la qualità della vita mantenendo i costi o addirittura riducendo. E non credo che uno debba andare a votare un amministratore perché è bello, perché è simpatico, perché tutte le volte che lo vede lo saluta in macchina o cose del genere, ma lo deve dire perché ha le capacità. Stessa scelta che noi andiamo a fare ogni volta andiamo a cercare un professionista. Allora io faccio sempre questa battuta e consentitemela, voglio farla anche questa sera. Quando uno va dal medico all'ospedale non si fa il problema se nel reparto ce ne sono 7 medici, sceglie il migliore. E qui siamo nella stessa condizione. Che ci siano 4, 3, 2 o 7 liste, ormai non c'è più l'ideologia, signore. Ormai non si può più pensare che una lista viene fatta come forse si votava ai tempi dietro, i bianchi votavano quello e potevano mettere un tavolino e votavano il tavolino, i rossi votavano quello e i neri votavano quell'altro. Siamo in una realtà paesana, siamo in una realtà dove le esigenze ci sono per il sindaco della Rovere, ci sono per il signor Tizio e per il singolo Tato. Allora io quello che voglio dire, visto considerato che questi giorni riceverete un'abbondante e copiosa quantità di lettere e programmi dove tutti siamo bravi, capaci e belli e vi risolviamo i problemi, e tutti avremmo fatto un programma più bello, e tutti l'avremmo stampato nella maniera spettacolare, e tutti avremmo portato una novità, ma quello che invece io vi voglio dire, noi non vogliamo portarvi delle novità, noi vogliamo portarvi un programma che risolva i problemi. Noi vogliamo portarvi un programma che voi, quando l'avete letto, vedrete che probabilmente non lo condividerete al 100%, perché non è facile andare a prendere al 100% di tutti, ma sicuramente potrete fare un'analisi e vedrete che noi ci siamo impegnati, sentendo la gente, sentendo le nostre famiglie, sentendo i commercianti, sentendo le persone che ci girano attorno e le persone che siamo andati a cercare, di portare alla soluzione quelle che sono le necessità. Voglio anche dire però due parole sul motivo per cui ci sono 4 liste. La lista uscente è uscente, speriamo che esca davvero. Ci sono quelle che era la lista sfidante. La lista sfidante, per scelta, che non sta a me giudicare, hanno ritenuto di fare una compagine che avesse come condizione sine qua non la non presenza del professionista della politica, ossia il sottoscritto, ma credo un brand, forse per la dimensione. Fatto questo, amici miei, e lo ribadisco e lo sottolineo, il sottoscritto non ha voluto creare Tradizione Futuro per far perdere qualcuno. Tradizione Futuro nasce per vincere. Io non sono abituato
a correre per arrivare due. Lo facevo quando ero piccolo, quando facevo le corse campestre, perché ero grasso e arrivavo sempre ultimo. Ma qui no. Noi qui vogliamo fare un progetto elettorale che ci permetta di ritornare ad avere quelle realtà locali che pian piano sono sparite. Allora, io vi voglio fare alcune analisi, poi dopo andremo a fare delle valutazioni più attente punto per punto. Io sono diventato sindaco nel 1999, c'erano 22 aziende sul territorio del Gruppo Superiore. Se non ricordo male, adesso ce ne sono 4. È vero, c'è la crisi, sicuramente quasi tutti gli amministratori, forse in passato l'ho detto anch'io, ma quasi tutti, quando c'è un problema, la colpa non è sua, della regione. E se c'è un candidato regionale, dice che è dello Stato. E se è dello Stato, dice che c'è l'Europa. Poi c'è l'ONU, ma quella non la tiene di parte. Noi non siamo qua per venire a dirvi la colpa è degli altri. Noi siamo qua per dirvi, noi cerchiamo di risolvere i problemi, ma non siamo capaci, non riusciamo. Perché io non ho vergogna a dire che nel mio percorso politico ho fatto degli errori. Non c'è vergogna, ho fatto anche delle cose buone. E credo che chiunque, anche l'amministrazione uscente, ha fatto delle cose buone, ma ha fatto anche delle altre cose che sono meno buone. Il motivo per cui non abbiamo fatto questa squadra per scalzare l'amministrazione uscente è perché abbiamo notato che ci sono più cose non buone rispetto alle cose buone, se no tenevamo quella che c'era. Fate queste considerazioni qua. A questo punto voglio dirvi che ci sono delle esigenze che le percepiamo tutti ormai, che veramente sono intollerabili. Cioè io credo che non ci sia più un commerciante schierato con Tizio, schierato con Carlo, che possa ancora dire, oh, meno male che c'è la ZTL. Io credo che il cavallo di battaglia di tutti, penso anche all'amministrazione uscente, sarà quella di togliere la ZTL. Io, Guido Della Rovere, quando ero sindaco, proposi di fare la ZTL per 365 giorni all'anno. Lo dico, e lo sottolineo. Perché? Perché a monte avevo un progetto di rilancio del borgo storico. Adesso, che probabilmente non ho più la possibilità di fare dei rilanci, e perché ho visto come è stata recepita dai commercianti, dai cittadini, e soprattutto dalla desertificazione del passaggio rispetto a una volta, dico, la ZTL è da togliere. Basta. Io credo davvero, prima ho fatto la battuta dicendo che è il paese delle lapidi, però faccio anche un'altra battuta e dico che è anche il paese dei cartelli. Cioè io credo che il Tempo Superiore, perché cartellonistica ce ne sia quanta ne volete, io penso che vernice rossa per terra ne abbiamo messa quanta ne vogliamo, ho tenuto anche di qualità scadetta perché ogni tanto va via spesso. Voi fate un passaggio dalla piazza Monsignor Maffeo, andate su in piazza del municipio, dovete attraversare la strada almeno 3-4 volte se uno fa il pedone onesto e segue quelle che sono le indicazioni. Fai 50 metri, c'è la stessa pedonale, ti buttano dall'altra parte, poi che su altri 30 metri, poi ti girano, poi dall'altra. E poi su. Allora, io dico, questa sicuramente per la sicurezza del pedone, e ci saranno 1500 motivi per cui sono state fatte, ma sicuramente non è una cosa comoda. Non andiamo poi a pensare a quelle che sono state delle realtà positive, tipo l'allargamento di un marciapiede, che prima avevamo quei micro marciapiedi che andavano su e farne solo una da una parte. È stata una cosa intelligente, ma era troppo. E allora abbiamo messo delle piastrelle in maniera che sono abbondantemente scivolose e pertanto, soprattutto quando c'è due dita di neve, uno rischia di stamparsi e farsi del male. Non andiamo poi a parlare di quelle che sono le fioriere, quei semicerchietti dove dovrebbe starci il vaso, non c'è mai stato un vaso, e che signori, dove dobbiamo vendere degli ombrellini grossi così se vogliamo passare quando piove, se no tutte le volte mettiamo le corna. Allora, quello che voglio dire io, questi sono degli errori, ma sono dei piccoli. Dei piccoli errori che si possono risolvere un poco. Perché noi nel nostro progetto vogliamo essere molto rispettosi dei denari pubblici. Perciò non pensate che noi vinciamo e da domani distruggiamo tutto. No, perché sono stati fatti quei soldi pubblici. Gli amministratori non usano i soldi tascarone, sono soldi miei, suoi, di tutti. Pertanto quello che possiamo lo modificheremo e sicuramente non faremo delle crociate con
diciamo, la ruspa, buttare giù semafori o fare cose del genere, però vi posso garantire che il giorno dopo che io sarò sindaco della ZTL o tempo superiore non c'è più. Questo è una certezza. Poi non so cosa andremo a fare per la valorizzazione di quelle che sono le attività commerciali del tempo superiore. Ma sicuramente ci sarà un progetto per farlo. E il progetto, mi spiace, ma lo faremo noi. Noi non siamo quegli amministratori che facciamo i programmi dicendovi gente, cosa volete che fare? Perché tanto vale che ci candidiamo. Se io faccio un programma elettorale in cui vi dico signori, cosa vorreste fare voi? È inutile che mi candido, fatelo voi. Io dico, noi faremo un progetto per la riqualificazione e la valorizzazione delle attività commerciali del campo superiore. Io ho realizzato, la mia amministrazione ha realizzato una tangenziale. Questa tangenziale nasce per togliere il traffico pesante all'interno del paese. E credo che questo sia già un risultato importantissimo. Questa vituperata tangenziale che qualcuno in campagna elettorale nel 2009 voleva coprirla di terra e far correre i cavalli o scemate di questo genere, è stata tangenziale, oltretutto con ordinanze borderline, meno male che c'era, perché quella masnada di persone che venivano a fare il galileo di notte, se non parcheggiavano la tangenziale, davvero la macchina c'è il primo motore, mettevamo. Allora, ho fatto questo, la tangenziale non è nata come parcheggio, è nata per fare la mobilità, e credo che togliendo il traffico pesante qualcosa abbia risolto. E davvero mi sembra un po' ridicolo quando mi sento dire non c'è più l'industria, perciò non c'è più il traffico pesante. Ma voglio dire, ci sono i pullman e poi comunque attività a monte ce ne sono ancora. Ma fatte tutte queste considerazioni, quello che invece io voglio fare una sottolineatura è il fatto che il nostro deve essere un paese a misura d'uomo. Noi dobbiamo cercare di creare meno limiti, meno problemi. Sono io il primo a dire che le multe bisogna pagarle se uno fa un'infrazione, ma è altrettanto vero che 520.000 euro di multe in un anno a doppio superiore non sono pochi. È vero, tutta gente che ha sbagliato, ma chissà perché dopo una serie di ricorsi e di corsetti abbiamo visto che sono comparsi vari cartelli, varco chiuso, varco aperto, e chissà perché i semafori che prima erano verdi e rossi anche quando c'era la ZTL sono diventati lampeggianti. Io ho avuto delle discussioni nei miei 10 anni di amministratore con i commercianti, Fiorella era una degli artefici, veramente forti su diverse posizioni. Però davvero adesso li posso capire. Cioè, a volte vai in certe attività commerciali, io mi auguro che nessuno di voi si offenda commerciante, ma ci sono certi negozi che una volta erano un po' un negozio simbolo di Occhiepo, c'è cioè gente che partiva da altri paesi, dalla città, perché venivano qua, avevano quella professionalità, avevano quel servizio, avevano quel prodotto un po' particolare di nicchia che attirava la gente, che adesso sono il deserto degli elefanti. Cioè ci sono queste povere persone che stanno lì a portare le macchine che passano, ma soprattutto ne passano poche. Ma perché ne passano poche? Perché ormai il traffico si è abituato a passare da Occhiepo inferiore a Luzzano. Bisognerà portare i negozi là. Perché? Perché la gente ha paura. Uno, dossi dosili lo stesso, con quelli che ho già sentito. Due, lampeggiatori non. Tre, i finti autovelox. Io voglio chiedere, ma signori, non vi rendete conto con lo scatolotto rosso che ho messo in via Graglia? No? Che dovrebbe essere un po' l'autovelox, quando l'autovelox non si può mettere se non c'è il vigile. Perciò se c'è il vigile tanto vale nasconderlo dentro lo scatolotto, ma a meno che non si faccia come fanno alcuni vigili briganti, e questo l'ho detto su tutti i giornali, che si nascondono. Ecco, noi questo non lo vogliamo fare. Noi non vogliamo fare una politica di cassa, noi vogliamo fare una politica giusta, perché è giusto che chi sbaglia paga. Ma è altrettanto vero che lo sbagliare paga, ma non deve essere da parte dell'amministrazione una volontà a indurti all'errore e soprattutto metterti in condizione di facilitare questo tipo di infrazione. Pertanto io credo, come ho detto prima, entro 24 ore la TTL sparisce,
nelle 24 ore dopo, se non è sabato e domenica, togliamo anche lo scatolotto rosso portato vero. Anche tu. Anche tu questa delibera. Paolo, l'unica delibera che hai votato è stata. Allora, Paolo, tu mi. Forse, Paolo, forse tu sei un appassionato di favole e ti piace molto Pinocchio. E allora ti dico, amico mio, non dire queste cose qua, perché il sottoscritto non ha assolutamente fatto nessuna delibera ed è facile fare del populismo così alla peones, e scusami, anche un po' maleducato, perché quando parla una persona al limite uno alza la mano e quindi posso dire qualcosa e non urlando tipo mercato. Voglio solo dirti che secondo me è meglio che ti informi, perché il sottoscritto non ha mai deliberato niente per mettere lo scatolotto a veloce rosso. Informati e poi quando ti sarà informato mettilo pure sul giornale, almeno la gente lo sa. Diversi... No, non dire detto, non dire detto. Io sto parlando dello scatolotto. Lo ZTL, torno a ribadire, quando è stata fatta, io torno a ribadire, ero favorevole a metterlo 365 giorni e l'ho detto pubblicamente in consiglio e l'ho detto di nuovo davanti a questa platea. Ma proprio come ti ho detto prima, Paolo, la gente quando sbaglia deve avere il coraggio di tornare indietro. E tu stesso lo dici che non è una gran soluzione, quella adesso non lo direi sicuramente. Perciò voglio dire, io volevo metterla a 365 giorni, ma oggi dico che la ZTL a un tempo superiore non ci deve star più. E con questo chiudo, ma l'ho detto prima, perciò anche senza il tuo intervento, sottolineatore, l'avevo già detto prima. Probabilmente non era tutto, ma questo l'ho ribadito. Perciò andiamo su altri discorsi che credo che siano interessanti. A quello di fognatura io credo che c'è poco più ormai da dire, nel senso che comunque abbiamo dato gestione a corda ormai 15 anni fa, 10 anni fa. La gestione della fognatura, ci sono ancora delle situazioni un po', diciamo, da sistemare. Noi andremo a spingere corda, perché anche loro ormai forza di fare interventi su tutto il territorio hanno finito i soldi, e cercheremo di andare a sensibilizzare per cercare di portare quelle realtà che siano a norma, perché non ci sono più dei problemi sul discorso dell'acqua, ma ad esempio c'è sulla via Martiri, c'è ancora il problema importantissimo di quella che è la fognatura, una fognatura realizzata negli anni 30, che avrebbe sicuramente bisogno di una forte manutenzione. Un intervento quasi ciclopico, perché la fognatura è molto, molto bassa all'interno del centro storico. Noi non l'abbiamo mai fatta, perché non si sapeva dove far passare le macchine, e sicuramente si dovrà fare qualcosa per andare a risolvere questa soluzione, perché effettivamente ci sono ancora delle abitazioni che tutte le volte che piove vanno all'aria. Stessa cosa sui torrenti, io credo che la mia amministrazione, anche perché ha avuto la sfortuna di avere l'alluvione del giugno del 2002, ha investito parecchio soldi della regione, siamo riusciti ad avere i soldi della regione, la comunità montana ha realizzato uno scolmatore che ha risolto sicuramente il problema delle piene, in quanto va a raccogliere una grossa quantità di acqua in fase di piena. Due soluzioni però, bisogna farle. Manutenzione e soprattutto spronare la regione Piemonte, che non trovi solo i soldi quando è successo il problema, ma che trovi anche i soldi per fare quella che è la manutenzione. E quello che è il nostro impegno per quanto riguarda il sistema fluviale, cioè il torrente Romioglio e Devo, è proprio quello di cercare di andare a raccogliere dei fondi per fare la manutenzione. Villa Mossa siamo qua, è bello tutto quanto, perché visto che sono stati fatti dei lavori, sono state messe delle bordure, sono state messe i cubetti. Onestamente io non sono mai stato il primo della classe quando andavo a scuola, ero un carmelio, ma mi ricordo che in tecnologia delle costruzioni, che era una materia che insegnava l'ingegnere Bellorella Paolo, mi diceva che le pavimentazioni all'interno delle ville settecentesche
devono essere fatte in calatore e in omni, oppure in ghiaino, perché il cubetti ai tempi era considerato un sistema di pavimentazione tra le strade e basta. Io davvero, sicuramente più comodo, ci sporchiamo più lo scarto, tutto più bello, però io credo che quando si debbano fare degli interventi bisogna farli concordati insieme alla sovrintendenza, cosa che tutela questo palazzo. Ma credo che i cubetti sarebbero ancora almeno, perché voglio ricordare che la parte dietro dove c'è la tendopoli del Galileo è comunque anche quella una parte della Villa Monza. Ma torno a ribadire, non mi interessa neanche andare a spulciare tutte quelle che sono le cose errate. Sicuramente i cubetti ci sono e rimarranno tali, e sicuramente si poteva fare diversamente, ma ormai ci sono. Ecco, quello che noi vorremmo fare, che riusciremo, abbiamo presentato diversi progetti, non abbiamo mai trovato un soldo, ma lo rifaremo, è quello di trovare dei finanziamenti o dei progetti italiani, sono in tendenza europei, quello che sarà, per cercare di portare veramente la Villa Mossa a uno splendore come si merita di essere. Rifiuti differenziata l'argomento che tutti noi è abbastanza caldo per tre motivi. Uno, perché abbiamo un'esigenza che ci portano via i rifiuti. Due, perché quando ci arriva la bolletta dei rifiuti quasi sempre non siamo contenti. E tre, perché è giusto avere quello spirito di fare la raccolta differenziata per ridurre quello che è. Il campo superiore abbiamo visto questo cambiamento cooperativo, non cooperativo, assieme, accompagnato, cioè questo balzello denuncia, non denuncia. Questo poi alla fine non ci ha cambiato il nostro servizio per il nostro valore. Io quello che voglio dire è solo migliorare, e anche qui lo ridico perché non vorrei mai che ci sia la mente che me lo dice lui, nel primo progetto che il sottoscritto fece di raccolta differenziata, io stesso misi la plastica ogni 15 giorni, però mi rendo conto che è un disagio. Io credo che la plastica debba essere tutte le settimane, e me ne frego veramente poco se il presidente della SEA mi dice ma in tutti i comuni la facciamo ogni 15 giorni, ma non vuol dire che per tutti, se in tutti i comuni uno per buttarci un muro con la testa io non posso usare il martello. Perciò voglio dire, credo che se c'è da fare un miglioramento per quanto riguarda la raccolta differenziata, per tutte quelle che sono le campagne di sensibilizzazione, sia quello di dare un servizio settimanale per quanto riguarda la plastica, almeno. Cimitero, sono stati fatti dei lavori di sistemazione, questo bisogna dirlo chiaramente. Noi avevamo un progetto ambizioso, che era quello di fare un forno crematorio. Questo progetto avevamo trovato i fondi, avevamo già preparato il bando, abbiamo perso le elezioni e il forno è andato nel frigo. Adesso sembra che ne stiano realizzando una biella. Sembra che la norma regionale non preveda la possibilità di costruire dei forni crematori praticamente comunali, cioè uno ogni. Se tutto questo corrisponde alla realtà, spalle al muro, diremo, non si fa il forno crematorio. Ma se ci fosse la possibilità di nuovo di riprendere questo progetto, noi ci vorremmo lavorare. Ma ci vorremmo lavorare perché era un progetto veramente molto interessante, ma non per far diventare Occhiappo Superiore il paese del forno, ma perché comunque questa realtà ci dava la possibilità, uno, di avere un servizio in più, due, un servizio completamente gratuito per gli occhiappesi, tre, una serie di opere accessorie all'interno del nostro cimitero di abbellimento. Io in questo momento qua non voglio dire che faremo il forno, ma sicuramente, e lo scriviamo nel nostro progetto, se ci sarà la possibilità e non andremo a fare concorrenza a Biella, vorremmo lavorarci sopra. Ambiente. L'ambiente è una parola che piace a tutti. A me piace sempre molto bene la bocca, a tutti gli ambientalisti. Noi viviamo in un paese che fondamentalmente è bello, è un paese verde.
Io ho sempre criticato quando la normativa obbligava, quando vai a fare una lottizzazione di 10 case, per forza fare il giardinetto di 100 metri quadrati verde con 4 piante che non hanno niente a che fare col nostro habitat, che quasi sempre diventa un deposito per cani e gatti. Ma perché viviamo in mezzo al verde? Cioè, io credo che non ci sia una parte di Occhiappo Superiore dove facendo 50 metri a piedi non ti trovi in mezzo al verde. Pertanto credo che una politica intelligente che vorremmo fare questo è proprio quello di valorizzare questo. C'è una villa, c'è il Castellazzo, che è diventato un po' la Rimini del Bielese, perché se si passa adesso per avere fuori un raggio di sole ci sono decine di giovani e meno giovani che vengono a prendere il sole, che gli altri. Cerchiamo ad esempio di attrezzarlo un po' meglio, anche facendogli anche solo un bagno, in maniera da non trovare una serie di ricordini quando uno va spasso nel bosco. Cercheremo di attrezzarla in maniera da avere una raccolta dei rifiuti migliori. Ecco, questo credo che sia una cosa importante. Questo dovrebbe essere l'ambiente del Occhiappo Superiore. Ci sono dei percorsi storici, sono sempre stati un po' lasciati così andare, a recupero della sentierista. Cercheremo anche di valorizzare il nostro bosco, ci sono dei progetti, ho visto che hanno fatto un consorzio forestale adesso, proprio per cercare di andare a fare degli interventi all'interno dei nostri boschi, anche se tutti sappiamo che i nostri boschi sono i boschi antieconomici perché non si entra dentro col trattore, eccetera, eccetera, ma uno, cercheremo di farlo per recuperare i boschi, due, cercheremo di farlo andando a creare delle situazioni anche lavorative per chi vorrà farlo, e tre, soprattutto perché il Comune di Occhiappo Superiore mangia tanto cipato, di quanto voglio ricordare la caldaia cipato che scalda le scuole, materna e luce. Sport e impianti. Beh, io non sta a me dare un giudizio, ma credo che quando una società sportiva di un paese di 3.000 abitanti conta 260 bambini suddivisi, dico un numero, ma se ho sbagliato proprio lo stesso, ma deve essere 14 o 16 squadre, io credo che il risultato ci sia. Un gruppo di volontari, hanno una struttura bella. Personalmente non avrei fatto la scelta di fare il parco fotovoltaico al lato del campo sportivo, perché poteva essere una valvola di sfogo, e probabilmente queste società sportive adesso eviterebbero di andare a affittare campi sportivi a Monfranco Campuzano. E questa potrebbe essere, ma bisognava controllare i soldi per il campo, bisognava fare tutta una serie di cose, la volontà ci poteva essere, e c'era la necessità da parte del gruppo sportivo di avere una struttura più grande. Ma soprattutto quello che noi non vorremmo fare è che andare a sistemare e rendere decorosa alcune situazioni vicine al campo sportivo. Io vi inviterei ad andare a vedere cosa c'è dietro le tribune, e credo che veramente sia una situazione di cui si dovrebbe mettere mano. E soprattutto per quanto riguarda i nostri impianti, noi spingeremo in maniera forte per far sì che questi volontari che portano avanti questi bambini non un giorno l'altro non si stufi, e visto che è fatto tutto sul volontariato, e visto che il volontario è comunque una persona che va avanti perché è gratificato, ma deve anche essere appoggiato. Nel momento che non è appoggiato e si sente abbandonato, la prima cosa che fa, quando glielo fa fare, torna a fare quello che faceva nella sua vita prima. Ecco, questo sarebbe una sconfitta per tutti. Ma tanto credo che chiunque, quindi mi auguro di essere io, ma chiunque sarà il sindaco del Occhiappo Superiore, e lo dico proprio qua, sia doveroso fare un lavoro di sensibilizzazione. Stiamo vivendo uno dei momenti più brutti a livello di disoccupazione, di necessità sociale. Noi non abbiamo il cappello magico, perciò non possiamo promettere lavoro per tutti, non ci sono disoccupati a tempo o cose di questo genere. Però io ho sempre avuto questa idea, mi sono confrontato con dei tecnici
del settore, mi hanno detto che è possibile, vorremmo realizzare una struttura snella, cooperativistica, insieme ad esempio a delle altre amministrazioni. Mi hanno detto la stessa cosa anche nel programma elettorale del mio amico Luca Sangalli, candidato sindaco a Biella, che è qua e che saluto, e cercare di fare una struttura dove riuscire a dare del lavoro, coinvolgere delle persone. Ma non vogliamo andare a fare dei doppioni. Sul territorio c'è la Caritas che lavora benissimo, dà un servizio veramente ottimo. Non vogliamo andare a fare dei servizi che ci sono già, c'è l'Ibis. Noi cerchiamo di mantenere questi servizi. E come ho detto prima, con gli impianti sportivi, anche nel caso della Caritas cercheremo di stargli vicino, perché anche quello è una realtà fatta da persone volontarie, e dobbiamo, il compito dell'amministrazione non è di sostituirsi a loro che fanno già un ottimo lavoro, ma è cercare di far sì che quelle persone lì continuino a fare quel lavoro. Ecco, noi questo qua è il nostro percorso, è il nostro pensiero. Casa di riposo. Casa di riposo, a parte il fatto tutto l'immondiziario di notizie notiziole che sono uscite sui giornali che hanno toccato la mia persona, ma che poi facevano parte della fantasia giornalistica di qualche giornalista frustrato, abbiamo lasciato la casa di riposo con una convenzione dove questa casa di riposo doveva essere ampliata. A 5 anni da allora non è stata ampliata, ma questo si può andare a sottolineare dicendo non c'è la necessità, troviamo 154 soldi a spese del gestore. Ma la cosa più importante era che questa casa doveva essere messa a norma completamente ed è stato fatto in parte. La casa di riposo del capo superiore è un po' un fiorello della realtà della Valle Elmo. Il servizio è ottimo. Noi cercheremo di portare avanti quelle che erano le basi di questa convenzione, ma soprattutto cercheremo di creare un'amministrazione non più fatta da persone, errori che ho fatto anche in passato, messe senza una sua competenza, ma vorremmo veramente trovare un'equipa di persone del settore che sappiano veramente valutare e soprattutto sviluppare e risolvere quelle che sono le necessità di una casa di riposo. Per ciò che riguarda la cultura, io voglio sottolineare due cose. Noi abbiamo una biblioteca che è fantastica, anche qua gestita da volontari. Non è una biblioteca così usata dagli occhiepesi, ma questa non è colpa dell'amministrazione, è colpa degli occhiepesi che non usano la biblioteca. Sono state fatte negli ultimi 20 anni una serie di iniziative per cercare di coinvolgere di più la popolazione con la biblioteca. Noi continueremo su questa strada. Non ha dato dei grossissimi risultati, ma qualcuno l'ha dato. Il nostro patrimonio di libri è veramente un patrimonio mondiale. E soprattutto per rispettare quelle persone che hanno lasciato questi libri all'amministrazione, è dovere di qualsiasi amministrazione continuare e perseverare per far conoscere e sviluppare il nostro patrimonio. Pertanto va un mio applauso ai volontari di questa biblioteca, che a volte vengono qua e stanno tutto il giorno e non c'è uno che può prendere un libro. E questo è veramente una costanza. Ed è giusto che queste persone continuino, ed è giusto che l'amministrazione non gli faccia mancare a loro niente, perché è un dovere di tutti, e lo sottolineo per rispetto di chi ha lasciato questi libri. Parliamo di tassazione. Tassazione. Qui potremmo aprire un dibattito dove tutti avremmo ragione. Tutti diremo che abbiamo speso meno, che ci sono meno tasse, che il fotovoltaico ci ha fatto risparmiare, che abbiamo avuto dei benefici,
che abbiamo ridotto, sta di fatto una cosa. E questa è una considerazione che faccio ad ampio raggio. C'è stata la crisi di governo, lo Stato ha messo delle imposte in più, eccetera, eccetera, eccetera. Sta di fatto che io credo che lo che pesa medio sia più povero. Sia più povero perché, pur essendoci questo fotovoltaico che doveva essere la panacea di tutte le problematiche, doveva ridurre le imposte e, lo dico subito, nell'ultimo consiglio comunale, l'attenzione a IRPEF, che era stata messa dal sindaco Guido Della Rovere all'8 per mille, è stata mantenuta all'8 per mille, anche col mio voto. Perché non si può fare diversamente. Pertanto non c'è stato un risparmio. Ed è fin troppo facile dire, se non ci fosse stato quello l'avremmo fatto più alto, ma sta di fatto che l'occhio pese non ha avuto un risparmio. E in più, cosa ha avuto? Gli rimetto a cavalcare il solito cavallino. Ha avuto le multe, sbagliando, ma le ha pagate, ed è più povero, e questo è un'espressione buona. Ha avuto gli accertamenti IVA, adesso come cavolo si chiama, Ribes, la società che faceva le verifiche catastali, giusto, perché tutti dobbiamo pagare giusto. Ma su quello qualche cosa forse c'è da dire, perché almeno dare un'informazione e dire che la società che andava a fare il recupero aveva una percentuale sul recuperato per pagare, perché giustamente la società non lavora. Che venga pagata. Io non so come si sono comportati con gli altri, però faccio un ragionamento così e lascio a voi le vostre risposte. Stasera quando andrete a dormire dire della roba ci ha annoiato e più ci ha lasciato anche questo punto. Ma secondo voi una società che è incentivata con una percentuale e viene pagata su quanto recupera, secondo voi ha una mentalità verso il contribuente o ha una mentalità per incassare il più possibile? Io non so come l'abbiamo fatto e non ve lo voglio dire, perché è un mio parere, per quello che ho toccato io con mano. Ognuno di voi avrà il proprio paese, probabilmente qualcuno di voi penserà che la società era indisposta e anzi cercava di fare degli sconti. Fate voi le vostre considerazioni. Noi sicuramente queste operazioni, ma anche perché sono già state fatte, andiamo sugli ultimi due temi e poi lascio parola a Pare De Mensa, perché sennò comincio a diventare un po' soporifero. Anzi, sono ancora a tempo. Una è l'agricoltura. L'agricoltura non si fa. L'agricoltura c'è. L'agricoltura non si può pensare per un paese con un chiappo superiore di andare a creare un qualcosa che catalizza un imprenditore, dice ciao, vado a fare l'agricoltore che superiore, però ci sono i prati. E sono indispensabili per fare l'agricoltore. Abbiamo delle aziende agricole, io le ho conosciute tutte quando ero assessore in agricoltura, e sono aziende medio-piccole, di tipo familiare, che hanno una marea di problemi, e solo grazie alla PAC riescono a sopravvivere. Noi dobbiamo cercare, ed è quello che noi vorremmo fare, di cercare di ridurre al minimo quelle che sono le imposte che si devono mettere e se non si devono di non mettere, perché comunque riteniamo che l'azienda agricola sia la migliore espressione di ambientalismo sul territorio, perché fin quando ci sono gli agricoltori sul territorio i nostri prati sono puliti, fin quando ci sono i nostri agricoltori sul territorio abbiamo i boschi puliti. Vediamo dove l'agricoltura non c'è più, troviamo prati che diventano delle selve e i boschi che diventano impraticabili. Pertanto è un servizio che danno rispetto a quello che fanno. Perché la nostra non è un'agricoltura intensiva, ma è un'agricoltura quasi di servizio, tra parentesi. Aggiungo un'ultima cosa. Le nostre aziende agricole hanno delle tradizioni, hanno dei loro modi ed uso. È stata fatta la fiera del bestiame, probabilmente non nel posto giusto, ma è stata fatta, ha avuto un buon risultato e sicuramente è una cosa che si potrà continuare a fare.
si faceva già 30 anni fa, si è ritornati, visto il risultato, è una cosa che si può mantenere. Ma deve essere anche quella realizzata senza andare a creare dei problemi a quelli che vivono attorno all'area dove si fa la fiera. Commercio, abbiamo già parlato prima, valorizzazione del commercio, incentivazione del commercio, attrazione del commercio, soprattutto cercare di togliere tutte quelle che sono quelle problematiche che chi passa da un chiappo ha paura di passare, perché è un po' tonto, un po' perché non ha voglia di leggere, un po' perché ha paura, ha il timore di incappare in qualche modo. E poi cercheremo anche noi di fare qualcosa, è logico che c'è la grande distribuzione, è logico che ci sono dei piccoli supermercati che sicuramente sono economicamente forse dico competitivi, ma io dico che comunque anche i commercianti a un tempo superiore fanno un'attività, un servizio, e pertanto noi dobbiamo lavorare per mantenerli qua, dobbiamo cercare di far sì che queste aziende non scappino, perché il cosiddetto negozio di paese è un servizio che viene dato all'anziano. Perché adesso tutti abbiamo la macchina, possiamo andare tutti nella grande distribuzione, ma la popolazione di Occhio Superiore è una popolazione anziana che ha necessità. E pertanto questi devono essere visti non solo come attività commerciali, ma devono essere visti come dei servizi che vengono dati alla popolazione di Occhio Superiore. Questo credo che sarà l'unica cosa su cui noi lavoreremo per cercare di agevolare tutte queste attività commerciali che non vadano via da Occhio Superiore. Chiudo con una cosa che probabilmente mai nessuno avrebbe pensato che potesse uscire dalla mia bocca, ma la dico con orgoglio e l'ho lasciata per ultima. Siamo quattro liste, abbiamo fatto quattro programmi, tutti bellissimi, come ho detto prima, il nostro è più bello, però voglio dire anche gli altri, li sto leggendo pian piano. E tutti, chi più chi meno, ha percepito quelle che sono le necessità dei vari cittadini. Adesso è un momento caldo, perciò io critico Tizio torna caldo, caldo sempre, eccetera, eccetera. Proprio sulla base di quello spirito che ho detto all'inizio della mia chiacchierata, ossia l'ascia di guerra lasciamola sottoterra, io credo che quando finirà questa campagna elettorale, che ci sarà un sindaco vincitore operando perché quello sono io, è giusto lavorare tutti insieme. E pertanto la nostra proposta sarà quella che, se il sottoscritto sarà sindaco, andremo a fare quella che i sempliciotti potrebbero chiamare in ciuccio, noi la chiamiamo così, la chiamiamo amministrazione condivisa. E se i gruppi che si daranno in minoranza porteranno il loro programma e accetteranno il nostro programma, non avremo nessun problema a far sedere nella nostra giunta un assessore anche di minoranza. Così avremo una squadra rappresentativa veramente di tutto il paese. Adesso chiudo spiegandovi un po' come si deve anche votare. Adesso vi ho raccontato il programma, pertanto la lista da votare è la numero 4, questo anche perché è il numero, è la prima volta che c'è, perciò è anche giusta, ecco la novità. Tutti si vantano, perché è bello in questi giorni, vai nel party, sono tutti quelli nuovi, no? Ah, io sono novità, anche io sono novità, anche io sono novità, perché è il numero 4, perciò sono anch'io la novità, non c'è mai stata la numero 4. Perciò io vi invito a votare la nostra lista. Vi invito a votare, ma soprattutto a convincere quelli che non vogliono venire a votare. Se prevede votare le altre liste non convincetevi, però io vi invito a convincerli a venire a votare, perché io credo che se il voto è presente con delle grosse percentuali, sia veramente il risultato, sarà veramente il risultato della democrazia. Perché credo che chiunque vinca, ma ci fosse il 40-50% dell'elettorato, è comunque un 50% non è venuto. Sarebbe bello invece come negli anni passati dove le percentuali si erano. Io vi invito a crociare il simbolo Tradizione Futuro, che è anche molto bello, e a fianco del mio nome scrivere il nome di uno dei miei 10
consiglieri. E che dirvi? Mi auguro di rincontrarvi qua dopo il 26 per fare un momento di allegria, perché vorrà dire che il sottoscritto sarà nuovamente sindaco e cercherà di mantenere quello che questa sera vi ha illustrato e che comodamente sulle vostre poltrone potrete leggere quando avrete il programma. Grazie. Adesso prenderà la parola il padre De Mensa, che ci farà fare un risate, ma prima di tutto voglio salutare degli amici che sono, saluto tutti voi, ma degli amici che sono venuti qua questa sera, e mi riferisco al candidato regionale per Lega Nord, Giacomo Moscarola. Candidato sindaco di Biella, Luca Giancani, e ho intervistato anche un candidato sindaco là in fondo di Giflenga, che però non vedo più e pertanto saluto. Buon divertimento con Padre Mensa, mi raccomando, abbiamo bisogno della vostra fiducia, noi ci crediamo. E solo grazie al vostro voto possiamo portare a termine quello che vi abbiamo promesso.